Il 23 luglio alle 15 di pomeriggio si è svolta la mia prima gara in FIPL. È una gara, per chi non lo sapesse, di powerlifting completa, row. Quindi le solite tre alzate, squat, panca e stacco, con l'attrezzatura minima indispensabile per l'evento, ovvero delle ginocchiere, una cintura e polsini. Basta. E sempre per chi non lo sapesse, io sono uno street lifter, quindi faccio uno sport diverso. Ed è qui che dico, è stata la mia prima gara di powerlifting, perché venendo da uno sport differente, con alzate differenti, dove l'unico punto d'incontro era appunto lo squat, sono andato a fare uno sport diverso, una disciplina a sé stante. Essendo appunto il 23 luglio, faceva un caldo tremendo. Se non svengo prima di arrivare all'ingresso, guarda. E la gara si è svolta all'interno di un palazzetto dove purtroppo l'aria condizionata non c'era. Quindi già i presupposti non erano dei migliori. Già appena arrivati dalla pesa ci siamo resi conto che comunque la gara sarebbe stata abbastanza impegnativa a livello di testa, perché sarebbe stata lunga, non come gare passate che avete già visto sul canale, però quelle 5 ore ci sarebbero state e il caldo si sarebbe fatto appunto sentire. Con il mio allenatore avevamo concordato già una strategia, ovvero lo squat doveva essere tranquillo e dovevo rimanere molto idratato perché appunto all'inizio della preparazione ho subito un infortunio al quadricipite sinistro a causa di una disidratazione abbastanza importante che mi ha portato ad allenarmi in maniera col freno a mano tirato, diciamo, per tutte le settimane successive. Quindi dovevo rimanere idratatissimo bevendo molta acqua e elettroliti. Giustamente gli elettroliti ringrazio Prozis per avermeli forniti, codice sconto Listen 10, già lo sapete. Dovevo rimanere idratatissimo per tutta la giornata e dovevo andare un pochino tranquillo sullo squat. Per fortuna già dal riscaldamento mi sono reso conto che la gamba stava rispondendo bene, anche dovuto al fatto che prima avessi già bevuto una cosa come 4 litri d'acqua e una compressa di sali minerali. Quindi stava andando tutto per il verso giusto. Le alzate sono andate veramente bene, seppure fatte a RP e passeggiata al parco. E fino a qua con Fede eravamo soddisfattissimi. Finito lo squat, chiuso con 260 kg, alzata a portata molto facile, per fortuna devo dire, con molto molto margine. È partita la prima parte in cui mi sono reso conto che forse era meglio stare tranquilli tra un'alzata e l'altra, perché appunto essendo divisi in tre gruppi, io essendo l'ultimo, passava un buon lasso di tempo tra appunto lo squat, la panca e lo stacco. E neanche i riscaldamenti non potevano essere eseguiti quindi in modo concatenato, ordinato e preciso. Passava appunto un po' di tempo in cui avevamo dei tempi morti, potevamo rilassarci. In tutto questo, mentre aspettavo appunto di scaldarmi per la panca, ho avuto il primo incontro ravvicinato nella zona di riscaldamento con Domingo, che tra l'altro mi ha pure fatto gli auguri per la gara, quindi lo salutiamo. Da qui inizia, diciamo, per me una fase psicologica in discesa, in quanto lo squat era quello che più mi preoccupava per l'infortunio e invece la panca era quella che forse mi preoccupava di meno. Infatti il riscaldamento è andato fin troppo bene, le alzate dette da e consigliate da Fede sono andate tutte lisce e qui chiudo con un discreto 160 kg di panca, chiuse con molto margine. E qua vi dico, per chi mi segue su Instagram che già lo sa, io nel primo periodo vi ho un po' trollati dicendo che portavo 150 kg RP 9,5 quando in realtà mi stavo scaldando con 150 kg. Quindi vi chiedo scusa di questo troll, ma dovevo confondere la concorrenza. Quindi, finita la panca, che è stato anche penso il momento più noioso della gara, in quanto i numeri erano quelli, ci avviciniamo alla parte penso che è stata più avvincente in assoluto, ma anche per il pubblico ho notato un certo riscontro importante, ovvero lo stacco da terra. Arrivati allo stacco, ormai era l'ultima alzata, eravamo tutti un po' stanchi, chi demolito dal caldo, chi con le mani già che si aprivano mentre si faceva il riscaldamento. Quindi c'era una condizione abbastanza di suspense, anche perché abbiamo notato che ero lì per giocarmi il podio, potevo giocarmi il podio, quindi la possibilità di portare una medaglia a casa era concreta. Il riscaldamento va bene, arrivo all'ultima alzata di riscaldamento, 260 kg, bam, una tuona secca sul soffitto sparata benissimo. E qui capiamo che effettivamente ero pronto per andare a fare la prima alzata e per combattere con tutti gli altri avversari. Prima alzata, saliamo tutti più o meno a chili abbastanza alti, quelli che dovevano giocarsi il podio, chi vincere, chi il secondo posto, chi il terzo posto. Entriamo tutti più o meno sui 285 290 kg. Io sono entrato 285 per rimanere più conservativo. E anche questa è stata sparata letteralmente sul soffitto. Sembrava quasi l'ultima di riscaldamento, per intenderci. E il pubblico cominciava a scaldarsi, perché tra un'alzata e l'altra correvano veramente pochi pochi chili. Gli stacchi cominciavano a ridursi, quindi cominciavano a rimescolarsi tutte le posizioni del podio. La seconda alzata, 305 kg, ragazzi. Per un secondo ho avuto in mano, ho assaggiato subito il record italiano, in quanto il vecchio record era di 300 kg e mezzo. Io sono stato il primo
primo a portare oltre 300 kg di tutta la mia, di tutto il mio gruppo, e quindi per un attimo ho anche avuto subito il record italiano in mano. Qui il sole ormai all'esterno era calato, quindi sul palco si erano anche accesi i riflettori, si era creata un'atmosfera particolare perché io non vedevo il pubblico avendo i riflettori puntati, ma il pubblico vedeva benissimo me, e quindi durante l'alzata io sentivo soltanto casino, scrutavo un pochino lì l'arbitro lontano con la sua manina che si alzava e si abbassava, quindi era un'atmosfera molto particolare. Anche i miei avversari subito rialzano il record italiano a 311 kg, vedendo un attimo la classifica l'abbiamo puntata, l'abbiamo giocata, 312 kg e mezzo. Questi 7 kg e mezzo che correvano dall'alzata precedente erano quelli che mi servivano esattamente per salire sul podio e quelli che mi servivano per fare il record italiano, in quanto l'avversario prima di me aveva fatto 312 kg di stacco. Era solo mezzo chilo, però mi sarei comunque portato a casa il record italiano. Vedo scivolare il record italiano di mano e mi vedo scivolare il podio. Quindi la gara si conclude non nel migliore dei modi, però sicuramente in maniera dignitosa per essere stata la prima gara, con un 725 kg di total, quarto posto nella meno 105, soli 7 kg e mezzo di distacco dal terzo posto. Mentre per quanto riguarda la classifica, quella generale, sono arrivato nella top 10, sono arrivato nono. Per chi non lo sapesse, si guardano gli IPF points, che è un modo per paragonare atleti di diverse categorie, mettendo risalto rapporto peso potenza e altri fattori, così da creare una classifica assoluta che possa rapportare anche un atleta della categoria meno 66 con uno della categoria più 120, per intenderci, rapporto estremo. Quindi sono arrivato nella top 10 globale su, penso, una cosa come 120-130 atleti, adesso non li ho contati, perdonati, però siamo su quei numeri lì. Comunque rimango un pochino con l'amaro in bocca, logicamente, per l'ultima alzata di stacco. Qualcuno mi ha fatto notare che magari il giù dell'arbitro è arrivato con un po' di ritardo, e a queste persone rispondo che quando ci si mette a fare una competizione, una gara, si è soggetti a delle regole e dei giudizi esterni, di conseguenza non ci si può fare niente. La prossima volta si dovrà arrivare pronti anche a questa evenienza, e infatti con Fede mi sto già mettendo all'opera per sistemare questo piccolo fattore, così da portare un numero ancora più alto con una presa ancora più solida nella prossima gara, così da non lasciare più scampo a nessuno. Vi lascio con un ultimo piccolo aggiornamento: se avete bisogno di acquistare attrezzatura, ormai nel panorama sono anch'io uno di quelli con il codice al 6% su Power Gear, quindi nel caso usate il mio codice sconto, dato che qualcuno mi ha detto che voleva sostenermi nelle mie gare, nelle mie imprese atletiche. Ecco, questo è uno dei modi per farlo, quindi utilizzare il mio codice sconto sui vari siti. Ragazzi, mi raccomando, confido in voi. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video, vi aspetto.